cosa grande. È arrivata questa medaglia di bronzo per te, per il Vakıfbank Istanbul. Un sorriso più acceso oggi. Sì, dai, dobbiamo essere sinceri, onesti, non è la medaglia che siamo venuti a cercare, purtroppo. Però vista come è andata ieri, questo era dovuto oggi, credo, riscattarci, perché poi non solo per la manifestazione, perché è sempre una medaglia, ma per quello che ci aspetta in Turchia, che è la Coppa Turca adesso appena arriviamo, il prossimo weekend, e oggi dovevamo ritrovare un po' di unione, di fiducia, di sorrisi. Finire con una vittoria non fa mai male, quindi anche se è un bronzo e noi ci siamo allenate per ben altro, però bisogna rispettare questo che abbiamo fatto oggi. A proposito di Coppa Turca, di campionato turco, quest'anno noi che lo seguiamo da lontano lo vediamo particolarmente equilibrato. Sì, sì, assolutamente, si è visto ieri, l'Eksasi non l'abbiamo mai battuto, il Fener sì, giocheremo contro di loro, sempre che passiamo la semifinale contro il Galatasaray, per cui non è niente detto, magari l'anno scorso eravamo un pochettino più avvantaggiate noi, però quest'anno no, quindi dobbiamo stringere i denti e ricordare bene quello che ci è successo ieri. Quanto ti fa bene giocare contro delle squadre così forti? È sempre uno stimolo, è sempre l'adrenalina a palla e quindi è importante, fa bene. Facci un saluto a tutti i tuoi amici tifosi italiani. Ok, buona Pasqua a tutti e un abbraccio a tutta l'Italia che mi manca tanto. Ciao!